Teresa Bonaccorsi, che ringraziamo, ci ha seguito, quindi introdurrei lei, non le rubere tempo, per le conclusioni sul progetto che conosce bene, avendoci sempre sostenuto, essendosi sempre interessata a questo. E poi rimaniamo, Paolo, noi per quanto riguarda invece qualche domanda con le associazioni. Ovviamente lasciamo le associazioni, le sentiamo sempre. Già sanno che io, te, insomma, ci sono tutti i riferimenti, l'ENIT e Difesa Servizi sono il fondamentale di questa cabina che vuole portare avanti il progetto, quindi siamo a disposizione dopo, ma sempre nei giorni a seguire, va bene? Allora, dovrebbe essere collegata l'onorevole. Ci sono. Eccoci. Salve, salve. Allora. Salve, buongiorno, grazie mille dottor Mantella, grazie dottor Agostini, grazie Agenzia del Demanio, grazie a tutti perché tutte le istituzioni coinvolte in Valore Paese Italia, perché insomma questa è una bellissima mattinata, devo dire. Una tappa del percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa, anche un po', diciamo, in maniera così, in cui abbiamo provato a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo tutti quanti, e invece questo ostacolo l'abbiamo e lo stiamo, superando. Perché non è scontato innanzitutto, questo è un progetto importantissimo per tutta una serie di questioni, ma non era scontato il riuscire a mettere in rete, l'avete detto, l'avete ricordato, ma credo che sia un punto fondamentale, il mettere in rete innanzitutto tutta una serie di istituzioni che nel passato hanno fatto molta fatica a dialogare e a condividere. Sia beni che energie che progettualità. E invece questo è una modalità di lavoro importante, lo ricordava anche Anna Donati, appunto, la messa in rete è un po' la sfida e il nuovo approccio che dobbiamo assumere tutti quanti, sia noi pubblico, all'interno del pubblico, sia nel meccanismo pubblico-privato. Credo che l'intervento del professor Roma è per me veramente importante rispetto al tema che ricordava anche Piacentini, su cui ci siamo confrontati appunto, come ricordava qualche settimana fa, sul grande tema della governance di ad esempio i cammini, ma che in questo particolare progetto affronteremo, troveremo. A dover affrontare un tema di governance che stiamo appunto mettendo invece in un meccanismo, in una modalità di approccio a rete completamente diversa. Perché davvero lo sforzo è complesso in questi mesi in cui stiamo affrontando combattendo la pandemia, soprattutto i limiti della poca messa in rete di tante amministrazioni e della pubblica amministrazione si sta vedendo e sta venendo, diciamo, fuori in maniera molto evidente purtroppo. Ecco, questo deve essere un momento anche per cambiare atteggiamento rispetto a una modalità di fare sistema di progettualità. Quindi davvero non è un ringraziamento formale, ma è di sostanza e di metodo, di metodologia. Perché appunto, come dicevo, la crisi generata dalla pandemia ci impone, come sapete, io non parlo di occasione perché di fronte al numero sempre crescente di vittime mi rifiuto di parlare di occasione, lo dico francamente, ma ci impone di ripensare innanzitutto la nostra modalità di offerta turistica e il modello economico di offerta turistica che il nostro paese ha, diciamo, offerto, scusate il gioco di parole, in questi anni.
che è stato un susseguirsi, un rincorrersi di, diciamo, altri modelli che venivano imposti o dall'esterno o magari presi, assunti da altri paesi. Ecco, io credo che invece appunto ci dobbiamo ripensare l'offerta e la dobbiamo ripensare, mi è piaciuta molto la riflessione di Realacci su questo incrocio, appunto l'idea di incrocio tra cultura, turismo e bellezza, perché la bellezza è ecologica e sostenibile. Il turismo verso cui dobbiamo andare è sostenibile nel senso che è un incrocio di cultura, di turismo e di bellezza, ed è l'identità italiana, esattamente quello che è e deve essere l'identità italiana. E anche, lo dico francamente, rispetto alle tante polemiche che anche in queste settimane continuano ad essere sollevate dalle opposizioni, in cui veniamo accusati di parlare solo di turismo culturale, la polemica è sterile. Sì, mi riferisco anche a delle discussioni che ci sono state in queste ultime settimane. È il patrimonio di cultura, turismo e bellezza che fa parte dell'identità culturale italiana. Non dobbiamo avere paura di questo, né tantomeno vogliamo rivolgerci soltanto a un target, diciamo, cosiddetto alto o di un determinato tipo. È il grande valore aggiunto del nostro paese, e di questo dobbiamo assumere fino in fondo la grande ricchezza e la grande consapevolezza. E questo, ripeto, deve essere secondo me assunto come valore strategico anche e soprattutto alla luce del lavoro che dobbiamo fare sul recovery plan. Guardate, su quel documento sono state dette tante cose, sono state fatte anche lì delle osservazioni sul tema dei saldi, su turismo e cultura, eccetera. Io credo che la grande vittoria deve essere quella di porre come assunzione strategica del nostro paese, di questo governo, il tema appunto di un modello economico diverso rispetto all'impegno e all'asset strategico che cultura e turismo e bellezza devono avere nella ripresa e nella ripartenza del nostro paese. Credo che quella sia il punto principale che dobbiamo mettere all'interno del recovery plan e da cui poi ovviamente far discendere tutta la progettualità che ne deve venire. Quindi un modello, come dicevamo appunto, di turismo sostenibile, perché la sostenibilità è quella che ci deve guidare per il prossimo futuro, che significa rispetto del territorio, ma significa anche appunto un'ottica, lo diceva bene il presidente Roma, di imprenditorialità. Ci vuole più imprenditorialità rispetto a modelli che dobbiamo assumere come nuovi modelli anche di governance, per riuscire a trovare una modalità diversa di gestione. Lo facevamo appunto l'esempio della governance dei cammini. Ad oggi la discussione è ancora aperta, perché un modello non lo abbiamo ancora identificato. Siamo onesti tutti quanti, dobbiamo capire quale possa essere il modello migliore, da una parte di tutela, ma anche ovviamente appunto di messa a sistema e di valorizzazione e di tenere all'interno di un'idea strategica di sistema paese di tutto questo grande patrimonio che abbiamo nel nostro paese. Ecco, quindi su questi, così come appunto sottolineato dal ministro questa mattina, andiamo avanti in questa direzione, con questa impostazione, ma io credo dobbiamo essere pronti a un ancora maggiore sforzo di progettualità e di messa in campo di strumenti nuovi e di progettualità appunto nuovo rispetto a tutto questo grande patrimonio. Valore Paese Italia è un punto di partenza fondamentale su cui ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando e ci dovremo impegnare, e ringrazio davvero ancora
tanto sì, l'Agenzia del Demanio, difesa, la Difesa, l'ENIT, tutte le istituzioni che ci stanno lavorando e che mettono assieme a rete appunto tutte le possibili fattori di sviluppo, lavoriamoci grazie a tutte le associazioni anche nella continua interlocuzione di stimoli che ci servono a mettere in campo, ripeto, strumenti nuovi, perché di questo oggi abbiamo assolutamente bisogno. Grazie. Grazie. Grazie mille onorevole, grazie a lei insomma per il sostegno e gli input, d'accordissimo, insomma la visione strategica c'è, Valore Paese Italia è un punto di partenza, ce la metteremo tutta in una logica di condivisione.